Nello scandalo Weinstein, che sta coinvolgendo anche il mondo dello spettacolo italiano, interviene Mirjana Trevisan. Se non cedi a compromessi te la fanno pagare, ha detto, dando chiaramente ragione ad Asia Argento. Mirjana, questo mondo, lo conosce molto bene. Debutta in televisione giovanissima, lanciata nei programmi di Gianni Boncompagni. Raggiunge il successo negli anni 90, è stata una delle protagoniste più amate di Non è la Rai. Con la sua bellezza mediterranea incanta tutti gli italiani e ben presto diventa un volto televisivo molto popolare. Canta, balla e affianca grandi conduttori come Mike Bongiorno e Corrado. Velina sul bancone di Striscia la Notizia, showgirl, ma non solo. Nella sua carriera c'è spazio anche per la recitazione a teatro, che ama per il contatto diretto con il pubblico. Nel 2009 diventa mamma di Nicola, avuto dal marito Alessandro Settembre in arte Pago, dal quale si è separata 4 anni fa. Lontana dalla televisione, ora la sua creatività trova sfogo nella passione per la pittura e oggi, dopo l'uscita dello scandalo, ha deciso di parlare e di ricordare. Mirjana, ciao ancora, ciao, benvenuta Marco, qui alla Vita in Diretta. Grazie. Credo che tutto sia nato da quello che ha raccontato Asia, no? A un certo punto ti sei messa a scrivere anche tu. Mi sono svegliata la mattina con questa sorta, come una cicatrice che pulsava sotto, e quindi ho scritto velocemente questo pezzo che poi il direttore dell'inchiesta ha deciso di pubblicare. E così è stato uno sfogo, veramente in 3 minuti, scritto a mano, così di getto, e l'abbiamo letta in casa insieme a mio compagno. Mi ha detto: perché non raccontare, non dire la verità? Queste cose non le sappiamo, qui in casa, in famiglia, le amiche, così le sappiamo, le racconti, come se fosse una fiaba, come fai sempre tu, perché tu sei un po' romantica, le racconti in questo modo, come te la sei cavata, come hai schivato. Perché così io ho detto: sì, io sono un boxer, ho schivato, sono un equilibrista, ho cercato di camminare. Ora stavo per dire una cosa un po' così, con la barra dritta, non loro, ma io. E niente, quindi sì, c'è stato questo sfogo e sono fierissima io degli italiani, perché in realtà c'è stata una risposta meravigliosa. Hanno capito, alcuni di meno, il messaggio, alcuni di più, perché il mio messaggio non è raccontare quello che è successo in quel momento, ma quello che è successo intorno a me, quello che mi ha portato a pensare: ma forse sono io quella sbagliata, forse sono io l'aliena, sono accadute delle cose, no? Delle situazioni, eri dentro delle situazioni molto spiacevoli, quando ne sei uscita eri ancora dentro un mondo che intorno ti diceva: guarda che le cose vanno così. Questo ti hanno detto? Sì, questo, vabbè, è un modo di dire, cioè, anche se incontro una signora al supermercato mi dice: però quel mondo lì intanto non è solo lì, perché sicuramente succederà anche alla commessa del supermercato. Certo. Questa è una cosa che dobbiamo sfatare. Certo. No? Non succede solo, anzi, in questo mondo qui ci sono persone meravigliose, grandi professionisti, grandi artisti. Questo. Quindi io voglio parlare. Quindi, okay. Come è andata? Hai sentito quello che ha raccontato Asia, quello che hanno raccontato tutte le altre, no? Come ti sono arrivate? Ti hanno messo in situazioni, ti hanno fatto capire, ti hanno messo le mani addosso? Come hai fatto a dire no? In realtà succede, Asia l'ha spiegato molto bene, in realtà succede che c'è un... Allora, c'è tutto un mondo intorno che dice: funziona così. Poi io, Mirjana, non so tutte le altre, io, Mirjana, vivo nel mondo delle fiabe, vivevo nel mondo delle fiabe, adesso sono sveglia, e dico: no, non è possibile. Poi in realtà invece ti avvicina questo uomo potente, perché sei una bella ragazza, perché potresti anche funzionare in realtà. Perché, quanti anni avevi? In quale dei due casi? 20, tra i 20 e i 25 anni. Ti avvicina e dice: ma tu potresti fare, tu hai il volto giusto, tu sei la persona giusta, parliamone.
parliamone. Ti invito in un luogo chiuso, ovviamente, perché gli orchi sono molto intelligenti e sono molto furbi, ovviamente, questo lo sappiamo. E ti comincia a parlare, dice, ma prima ti... ti indora la pillola, come posso dire, quindi dice sei fantastico, così potresti fare questo, queste capacità, io ho pensato a questo ruolo, io vorrei fare questa cosa, così parliamone meglio. E poi comincia a parlare delle tue cose private, ma come va con il tuo compagno, ma sessualmente cosa, insomma c'è tutto questo gioco malefico che noi dobbiamo un po' cercare di far capire alle certo. ragazze, che non è normale, questo non è normale. Andare nella tua vita privata invece di parlare di professionalità. Ma tu, come a un certo punto tu hai detto, è successo due volte, no? Non è successo solo due volte, io ho raccontato quelle un pochino più gravi, quelle che impulsavano dentro. È successo più volte. Allora, come hai cercato di evitare che accadesse ancora dopo la prima volta, insomma? Perché a un certo punto uno stavi dentro per lavoro, no? Questo mondo. Come hai fatto? Questa è una questione di carattere. Come ti sei comportata? Ripeto, io schivavo le feste, schivavo delle cose, ma di carattere sono fatta così. In realtà dicevo che forse un po', dicevo a me stessa, ma sono timida, no, non vado, poi non me la so cavare, dico come faccio, vado a quella festa, poi qualcuno ci prova, io non so come cavare, magari poi rispondo male e non lavoro più. Perché mi è capitato anche di trovarmi in una situazione... Quindi cercavi di evitare le situazioni... Cercavo di evitare. Un po' quelle dove si può creare il momento difficile. Però in una di queste situazioni, questo grandissimo personaggio, una persona che avrebbe potuto darmi la possibilità, insomma, di fare qualcosa veramente di grandioso, di dare una svolta, no? E mi ha fatto addirittura prendere un aereo, ti voglio parlare, così ho fatto questo viaggio, sono andata così, effettivamente sono andata a parlare nel suo camerino, era un camerino ufficio, non lo so, così, e poi mentre uscivo effettivamente ho dovuto schivare questo tentativo di bacio, insomma. Questo è vero, quella storia? È una violenza. Sono uscita dal camerino, questo è quello che racconto nell'articolo. Sono uscita dal camerino e questa donna stupenda, che mi dispiace perché lei purtroppo è complice, questa donna stupenda mi ha detto: hai ancora il rossetto, non ti vedremo più qua. Questo è quello che voglio raccontare, quello che c'era intorno. Con che tono te l'ha detta questa cosa? Con molta dolcezza, dandomi una pacca, con tenerezza, come per dire mi dispiace, purtroppo funziona così. Ma come? Hai ancora il rossetto, non ti vedremo più qua, sì. Questo ha detto. Sì. A dire, non hai ceduto? Cioè, non sei così, ma lo sapevamo, nel senso, insomma, mi conoscevamo abbastanza bene, quindi per me... Però io ho pianto tanto, ho detto oddio adesso cosa faccio, così invece poi in realtà ho anche lavorato, insomma c'erano anche meccanismi diversi. Ci sono anche meccanismi, grazie. Però a Dio, dei danni li hai avuti secondo te? Dei danni collaterali secondo me sì. Psicologici sicuramente, ma dico anche sul lavoro? Secondo me sì, ma questo non posso provarlo. Io lo so, sono delle cose molto sottili che sono successe. Intanto non sono stata più chiamata da questa determinata persona, e anche questo regista non mi ha mai più chiamato. Quindi io per tanti anni mi sono, forse non sono capace io, forse non è, ho scelto un mestiere che non è il mio, cioè mi sono data le colpe. Veramente. Magari hai pensato a quella truccatrice che ti ha detto... No, quella truccatrice di fama, sì. del campo, che ti ha detto guarda che funziona così. Di una donna, oltretutto io avevo 20 anni e lei ne aveva 50. È una donna, e anche l'assistente di quell'altra persona che ti ha detto sì. Hai ancora il rossetto, non ti vedremo più qui, era una donna, era una donna anche lei? Sì, ecco. Erano due donne, questo ecco, mi stai facendo riflettere anche su questo, che è molto, molto triste questa cosa. E sì, erano due donne. Ed io quando in questi giorni i giornalisti mi chiedono perché non le denunci, non fai i nomi così, e perché non l'hanno fatto tutti questi loro intorno, perché loro proprio, che io ero piccola, allora ero confusa. Certo.
questo che voglio raccontare, sei confuso, sei una falena che vuole andare verso il successo, ora mi metto nei panni di Asia e veramente sei nel sogno americano, sei, e vuoi queste luci psichedeliche intorno in cui tu vedi tutto grandioso e dici vabbè non fa niente, tanto dopo me la lavo e invece poi dopo ti rimane dentro la cicatrice, è quello che secondo me cerca di dire Asia. Certo, e penso per quello che ho letto, no? Che quel senso di sporco poi ti rimane sempre, altro che si lava via, no? Per chi non ce l'ha fatta a sottrarsi, poi quel senso di sporco rimane. E è rimasto anche a me, cioè io è rimasto anche a me, perché in realtà in qualche modo anch'io ho ceduto. Io come cedevo? Dico, ho ceduto psicologicamente, magari non fisicamente, ma bisogna stare molto attenti, cioè non bisogna non credere a se stessi o all'obiettivo, certo, o alla bellezza dell'arte, cioè bisogna andare avanti sperando che tutto quello che sta succedendo adesso, questo messaggio meraviglioso che finalmente sta arrivando adesso, possa aprire le porte a persone che sono dei professionisti in tutti i campi, non solo nella televisione. Ecco, però adesso tu hai raccontato tutto dopo tanto tempo. La prima cosa che mi hai detto quando la telecamera è spenta è stata: adesso mi sento più libera. Quindi insomma siamo, penso, no? Felici di questo, no? Che quantomeno in realtà puoi sentirti più libera e cominciare a dare un messaggio diverso. Adesso abbiamo, la conosci la televisione, adesso abbiamo una breve introduzione obbligatoria, però poi ci ritorniamo, perché noi vogliamo che questa sia una grande occasione, come hai detto tu, un'occasione meravigliosa, definita così, perché le cose proviamo a cambiarle. A tra pochissimo.